Allora, Billy Isaac chiude i battenti. E oggi ho fatto la cosiddetta chiamata con la Matrix nella speranza di trovare una quadra o comunque sia un modo per salvare Capra e Cavoli. Capra e Cavoli, ma in questo modo non esiste. Fisicamente non esiste. Per chi non lo sapesse, la Pil di Isaac presenta problemi sotto molti punti di vista. Peraltro oggi, dopo il mio VOD di ieri, mi hanno contattato diversi creator dove mi hanno detto: Poli, ma sembra che dai la colpa a noi. Gli ho detto: guarda, no, alcuni sì, ma non mi hanno scritto, mi sa. Alcuni un po' do la colpa, ma anche se fosse non è la colpa completamente loro, cioè non è che, cioè, metti caso, uno fa la stronzata, è tutta colpa sua, anzi. Ci sono vari problemi, innanzitutto partiamo dai problemi nostri, ovvero quelli della mod. La mod, sebbene sia stata testata, a mio dire, tanto, perché abbiamo fatto quasi una cinquantina di run tra tutti i canali, poco prima dell'inizio della pill, con anche tutti gli aggiornamenti senza i selettori o con, diciamo che la mod aveva dei problemi di lunghezza, dei problemi di gestione, dei piccoli bug qua e là, fastidiosi ma non troppo, però comunque sia c'erano delle problematiche, nasconderlo sarebbe sbagliato, e quindi partiamo dalle responsabilità che abbiamo noi. La mod sicuramente doveva essere testata più a fondo. Io sono dell'idea, e qui è l'unica giustificazione che mi do, che la mod sia stata testata a fondo, ma nessuno dei creator, perché anche oggi sentivo Budi che diceva: io quando giocavo palesemente avevo dei problemi e mi rendevo conto che durasse tanto, ma il che mi chiedo, perché non mi è stato detto? Cioè, se i problemi erano stati palesati, anche oggi ne ho parlato nel mio gruppo, si diceva che anche Sabaku aveva palesato dei problemi, forse era il caso di dirmelo, però no, poi le run durano troppo, me lo si dice e si fixa. Io, sentendo tutti in silenzio, io vedendo che le mie run in realtà non duravano come gli altri, facevo buoni punti, 1500, 2000, 2005, poi ho iniziato a fare i miei 4, 4,5 e 5000 punti, mi domando perché in fase di testing le persone che poi hanno lamentato una durata eccessiva rispetto invece a quelli che l'hanno lasciato passare, tipo Fantasma e Mastro, dico nomi a caso, il Fazzone, non hanno lamentato durano troppo, hanno detto vabbè, durano troppo, però mi diverto, va bene. Quindi sostanzialmente l'unica cosa che mi domando è perché questa cosa non è venuta fuori prima. I motivi credo che siano svariati, forse banalmente il semplice non voglio rompere i coglioni, che ci sta, magari pensi di essere l'unico ad avere problemi e dici: merda, faccio cambiare tutto per me? In realtà meglio di sì, perché se poi uno arriva a dirmi non ce la faccio a fare i try, meglio di sì, però va bene, ovviamente io non incolpo loro per questo. Una vera colpa che secondo me si può dare è che nella fase dei test, tutti, me compreso, non abbiamo mai giocato pensando realmente a il torneo. Abbiamo sempre giocato a ci alleniamo, ma non abbiamo mai giocato ad Isaac esattamente come Isaac andrebbe giocato durante il torneo, cioè prendendo in considerazione ogni scelta, ogni possibilità, ogni min-maxing, portarlo al massimo. E quindi sostanzialmente quello che è successo è che non siamo mai arrivati a far emergere realmente i problemi, sia lato bug, quindi il piccolo problema che dopo 4 ore magari è la mod va in cortocircuito o delle cose simili, sia anche la durata, sia anche la banalissima durata di una partita. Sostanzialmente quindi quello che succede è che il problema principale è appunto la durata. Io l'ho già detto ieri, lo ribadisco oggi, sono davvero, 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 davvero convinto che se oggi dicessi ai giocatori: va bene, torniamo al piano originale, cioè al piano che vi avevo detto a settembre, cioè 8 run su Isaac Vanilla, sono convinto che non andrebbe bene lo stesso. Quindi esattamente quelli che erano i termini del contratto, se vogliamo, verbale che abbiamo pattuito, non andrebbe bene, proprio perché Isaac è un gioco che conoscono tutti ma non conosce nessuno, e soprattutto per conoscerle bene ci vuole tanto tanto tempo, e chiunque, forse lo stesso Michele che è tra i più esperti o Fantasma eccetera, avrebbero comunque impiegato più di 2 ore per fare una run. Questa cosa però non l'abbiamo vista, non l'ha vista nessuno. Quindi se io adesso dicessi a Sabaku: fai una run per fare punti senza la mod, secondo me sotto le 2 ore, 2 ore e mezza non scende mai. E se la run parte anche sfigata, possiamo tranquillamente arrotondare a 3. Questo vale per lui e per molti altri, pochi invece non vale per questo, tipo Mastro, che vabbè, Mastro però è fuori dalla equazione, perché Mastro va a 200 miliardi di chilometri orari. Quindi il problema che appunto accuso io, ed è giustissimo dirlo, è questo. Problema che secondo me poi abbiamo un pochino, ed è una conseguenza di questo problema non visto, per cui non do la responsabilità a nessuno, è il fatto che dando per scontato che è l'errore, se vogliamo, cioè che le run durassero meno,
e non so perché non l'abbiamo visto, ci sono stati i primi problemi di incastro della PIL nelle schedule dei giocatori che la PIL solo non fanno. Quindi banalmente tutti i giocatori che non sono degli Zaccoers predefiniti, o magari banalmente hanno del loro palinsesto molto altro che devono rispettare in onore delle persone che non vogliono vedere la PIL. Ok? Bene. Quindi sostanzialmente, altro problema, l'organizzazione, che è venuta meno dopo ciò che è successo, dai problemi che non sono emersi. Altro problema ancora, ragazzi, e qui un po' collego, era proprio che l'incapacità di gestione della cosa, né dai player né da noi. Né dai player né da noi. Cioè, da entrambe le parti era difficile per noi gestire ogni singolo alzata di mano di problemi, e sebbene in realtà c'eravamo ovunque, non bastava comunque. E dall'altra parte i giocatori che invece, giustamente per paura che la mod potesse crollare o altro, alzavano le mani anche per un banale mi sono spariti 20 punti, quando avevamo poi dato le istruzioni per come farseli dare questi 20 punti. Quindi giustamente per paura di magari tocco qualcosa di sbagliato, tac, chiamo e buona. Questo continui campanelli d'allarme, ragazzi, ci ha mandato in uno stress di gestione veramente a livelli disumani, per cui abbiamo accusato fin da subito il colpo. Secondo me è un elemento che ha mandato a puttane tutto, molto molto incrinante. So che sembrerà un'accusa, ma non lo è. Secondo me la prima crepa grossa è stato la discrepanza, lo spaccare Saidoni e Sabaku e unirli in un unico personaggio, sostanzialmente. Secondo me quello è stato il primo segno di una grave debolezza che poi secondo me si è aperto tanto. Non sto dando la colpa a loro, perché loro arrivano dopo quello che vi ho appena detto. Lì si è dato il primo segnale di una grande instabilità e vulnerabilità che, sebbene fixasse quello, faceva perdere molto invece, e secondo me ha fatto nascere anche, sebbene io non li abbia visti, quindi penso, non il massimo della sanità e della sana competizione che è nata invece in quella banalmente di Pokémon e di Isaac. Sottolineo, non do la colpa ai giocatori in alcun modo, perché non lo sapevano, per quanto ho detto poc'anzi. Tutto questo insieme, aggiunto al fatto che poi quindi la prima settimana di Fantapill è andata a puttane per questo problema, che si sono aggiunti i giocatori in corso d'opera, è andata a puttane anche quello, è brutto, piccoli bug qua e là, e anche una impossibilità di stare dietro veramente a tutte le richieste, ci ha fatto pensare che una soluzione andava trovata in modo urgente. Io, ragazzi, sono onesto, avevo pensato a varie soluzioni: fai giocare solo i player attivi, diminuisci il numero di run a 3, fai fare le run entro la fine della PIL, fanne fare 25 a tutti e la possono fare quando vogliono entro il 25 giugno. C'erano varie opzioni, ragazzi, ma tutte queste opzioni si portavano dietro già una palese problematica e un'ombra di una problematica gigante che comunque si avrebbe danneggiato ancora di più un altro lato, che è anche l'affluenza del pubblico, perché dite quello che volete, però tranne veramente pochi, anche il pubblico giustamente sarà per il clima, sarà che quella di Pokémon è più serena e spensierata e c'è un clima più divertente, sarà che la gente si aspettava fosse una roba diversa, sarà che non ci si aspettava i bug, sarà quel che sarà, sono mille se e ma, secondo me anche quello ha fatto aprire gli occhi ad alcuni dicendo: però fra, devo fare questo per così tanto tempo, mi danneggio. E quindi anche quello era un altro... Non sto dando la colpa a voi, ovviamente, no? Mi permetterei mai di dare la colpa a voi, gente. Quindi, alla fine, appunto, urgeva una soluzione. E secondo me la soluzione non era fare il contentino, dando quindi in pasto il 3 run, 5 run a settimana, 2 run, togli la mod, metti la mod, fai questo, fai quest'altro. Era chiudere la Poly Isaac League, che... E qui andiamo invece agli aspetti tecnici di come funzionerà. La Poly Isaac League chiuderà questa settimana. Funziona che tutti i giocatori sono stati... Obbligati è una parola, visto che... È una parolona, visto che poi nessuno era realmente obbligato a giocare i propri try settimanali. E domenica l'app Fantapill di Isaac smetterà di essere aggiornata. Quindi se voi entrerete in app Fantapill, fra 10 giorni, 15 giorni, troverete ancora quello che è successo questa domenica. Proprio perché... smetterà di procedere e di sostentarsi con i privilegi della Matrix e dei lavori della Matrix. Questa è la decisione. Alcuni giocatori mi hanno già detto che vogliono portare a termine i try fino in fondo per vedere il what if, perché comunque la mod è bella, perché comunque questo è stato fatto bene, perché loro si divertivano. Sono contento per l'impegno preso. Alcuni ovviamente hanno detto: se non c'è competizione non mi diverto neanche, onestamente, e ci sta. Detto ciò, come si fa per alcune problematiche? Prima problematica, Fantapill. Daremo la medaglia
categoria della Fantapil di Isaac al miglior ragazzo che sulla Fantapil di Isaac avrà lunedì mattina i punti maggiori. Verrà celebrato regolarmente, con semplicemente 2 settimane in meno. Tanto, tra virgolette, da voi non cambia molto. Quindi la medaglietta andrà a uno di voi. Per la PIL, i premi della PIL, che erano, lo ricordo sempre, il gioco da tavolo di The Binding of Isaac, il gioco da tavolo, cioè premium, il gioco da tavolo con l'espansione, il gioco da tavolo normale, verranno rispediti a MS Edizioni. Domani sentirò MS Edizioni per che mi aveva spedito i premi, e glieli renderò indietro. Spiego il perché. Sebbene ci sarebbero persone che vorrei premiare io, primo, questi premi vanno a qualcun altro, banalmente. Magari MS Edizioni mi fa fare un giveaway a voi, mai dire mai. Non ha senso darli ai giocatori. Sebbene, ribadisco, alcuni lo meritano anche solo per l'impegno, la dedizione, il divertimento e altro, più di uno, ragazzi, non ha senso dare i premi. Spiego perché. La PIL può essere affrontata in vari modi, soprattutto dei giocatori. E uno può pensare di fare all'inizio le run di scouting, dopodiché, pam, partire con il selettore hard, stanze giganti, spacco il cap e da terzo posto faccio sempre 5k, perché ho trovato un modo di fare il fisso più di chi rischia anche solo il 5%, quindi magari vinco io. È un what if troppo grande per rischiare di dare dei premi come qualcosa di così ricercato come il cofanetto premium di Isaac o l'espansione al gioco base a dei giocatori che magari non lo meriterebbero per lato punti, ovviamente, cioè proprio non lo metterebbero per i punti, e quindi questi premi li rispedirò direttamente a chi me li ha dati, a chi me li ha dati, che è stata appunto MS Edizioni. Se MS Edizioni mi dirà: guarda Poli, comunque è andata bene, le conversioni sono state fatte, grazie Brock, e sappi che li puoi tenere, li darò a voi o farò un raffle tra i giocatori e basta. La mod verrà rilasciata, ovviamente. La mod verrà rilasciata a tutti quelli che vorranno. L'ho già detto, la mod è qualcosa che non verrà data tramite Steam, perché i protocolli per far passare qualcosa su Steam e tutte le fixing eccetera sono una rottura di coglione mastodontica, per cui non ne vale la pena rilasciarla tramite Steam. E in quanto anche qualcosa che comunque in un certo modo farà parte del mio curriculum e del nostro curriculum come Matrix, l'ho già detto, verrà rilasciata soltanto agli abbonati. Solamente tramite il mio gruppo Telegram avrete la mod di Isaac, sempre e comunque. Mi dispiace per chi magari non è abbonato eccetera, ma in un certo modo voglio almeno tentare di salvare un minimo quello che è il lavoro e riservarlo a persone che perlomeno in un certo modo mi hanno comunque frenato la perdita, sia a livello di tempo che di denaro che di investimenti eccetera. Quindi per chi la vorrà, credo già dalla settimana prossima, la troverete in RAR all'interno del mio gruppo abbonati, da qui all'eternità in cui sarete abbonati. Detto ciò, ultimissima cosa sono le Soul Card, le carte Soul, cioè le carte che sostanzialmente, sapete, vanno completate su Isaac per poi completarle su Pokémon. È un problema che non si pone, in quanto già tutti i giocatori di Isaac avevano completato parte di carta Soul. Questo significa che nel momento in cui uno ha fatto la Soul, nel momento in cui chi è suo Pokémon fa la carta, la sua metà, anche chi è su Isaac, sebbene sia diventato un buon anima, avrà i 500 punti. Quindi lato Pokémon, lato Isaac non c'è problema. Questo è quanto. Chiudiamo con un ultimissimo, due ultimissime cose. Prima, dispiacere. Sì, nel senso, mi dispiace per tanti. Mi dispiace per tanti giocatori che invece la PIL la stavano tuttora sfruttando come occasione, come divertimento e come onore anche nel farne parte. Sono veramente dispiaciuto per loro, in particolare ve lo dico senza problemi. Appena l'ho detto al Fazzone mi ha risposto bestemmiando, proprio dicendo: porco Dio, cioè, io mi stavo divertendo e vabbè. Però il Fazzone dopo 5 minuti sarà, vabbè, nel Turbo Chilling Multicolor Bro, quindi sono tranquillo. Mentre lato altri giocatori, ribadisco, ce ne sono altri che comunque sia stavano sfruttando bene l'occasione. Anche banalmente il Fantasma ha avuto un ottimo ritorno, Mastro abbastanza, Michele era molto contento. Insomma, mi dispiace per quelli a cui si vedeva che ci teneva, no? Mi dispiace meno per chi non ci teneva, perché non ci tenevano manco loro, quindi perché dovrei dispiacermi? Però questo è quanto. Cosa penso io? Cosa penso io di questo? Io penso che sia meglio così. Io vi dico, ragazzi, il mio non è un oddio, il mio è un oddio sì.
perché io, ragazzi, l'ho detto, io ho rischiato la settimana scorsa, la prima settimana io tra Fanta, i problemi, eccetera, ho rischiato dal Fantasma Gate, no? Ho rischiato l'esaurimento nervoso, lo dico senza problemi, cioè io stavo impazzendo, ragazzi, stavo per venire da piangere, non sapevo più che cazzo di pesci prendere, e alla Matrix, non so se me l'ha mai detto, ma secondo me anche alla Matrix, stavano comunque con le pezze al culo, e quindi anche da quel punto di vista io sono veramente contento, perché io ci vedevo problemi, ci vedevo mancanze, ci vedevo insomma, ci vedevo merda, ci vedevo merda, questo è molto semplicemente com'è. Ora che la pill di Isaac se ne va, non solo secondo me si riescono a ridirezionare risorse su un ambiente migliore, no, migliore, su un ambiente dove effettivamente si può migliorare, come Pokémon, come altri progetti in generale, o in generale manualmente stare tranquilli, cioè che non sarebbe una brutta idea, cioè dire sto tranquillo. Quindi questo è sostanzialmente il tutto. La pill di Isaac chiuderà. E domenica, entro domenica, vedrete le ultime run.